Ciao e benvenuti in un nuovo video Fava Channel. Oggi siamo in un posto nuovo, ci troviamo a Roma e siamo passati dai nostri amici della Slim Dogs. Ciao Matteo. Ciao. Come va? Bene, molto bene. Ti vedo bello provato. Abbiamo montato 180 luci per fare questo video, quindi sono molto stanco a questo punto, ma è bello così. Ci siamo lasciati l'ultima volta quando sei venuto appunto a Torino a prendere un sacco di attrezzatura. Mi avevi parlato di un tuo progetto che stavi iniziando e ti ho consegnato personalmente un po' di roba. Cosa stai facendo? C'è stato quel momento in cui è arrivata questa pila di scatole con tutta l'attrezzatura e noi siamo completamente impazziti e abbiamo un pezzo di video per questo. Tutta roba nuova, zio. Quindi abbiamo due GH5S, 12 mm, 25 mm, 42 mm e mezzo. Il tutto ti è servito per... Noi stiamo realizzando un progetto televisivo per cui siamo stati in giro per l'Italia e per l'Europa per circa 2 mesi. Quindi per questo sono anche così devastato e distrutto. E siamo partiti con questi zaini pieni di corpi macchina, ottiche che ci avete dato voi. E le abbiamo insomma abbastanza consumate. Quindi ve le ridaremo in stato pietoso. Bene. Tra tutta l'attrezzatura che hai provato, qual è l'elemento, la cosa che ti è piaciuta di più? Allora... Io sono utente di DJI ormai da un bel po', quando è uscito il primo Ronin io l'ho visto e ho detto dobbiamo averlo. Ma per dici forza. Il Ronin è quello proprio che tra l'altro sta tipo lì appeso, quindi era questo oggetto grosso di metallo gigantesco e quindi quando ho visto le vostre attrezzature ho detto ti prego dammi un Ronin S, fammi capire com'è sta crocco, questo scettro del potere. Ed è figo, nel senso io mi sono trovato molto bene per il fatto che... Intanto aspetta, lo acchiappo perché ce l'ho negli angoli nascosti. A parte questa scatola, ecco, ho rotto tutto. Cosa avevi messo sopra? Allora, abbiamo usato il Ronin S con la GH5S. Okay. E di solito sulla macchina ci tenevo montato un 8-18. Perché okay. L'ho usato per fare roba di contesto molto larga, per fare i totali delle varie situazioni in cui giravamo. Beh, non l'hai messo così male. Allora, non l'ho mai usato dentro questa borsa. Ok. Mai. L'ho sempre portato dentro uno zaino. Lo ammetto, però è più comodo. Cioè, questa è molto bella quando c'hai un furgone in cui caricare le cose o anche il portapagagli della macchina, poi ma se vai in giro... Usi questa poi lo metti in uno zaino. Sì. Noi siamo stati spesso in giro col treno, con l'aereo o insomma anche dovendo fare tante scarpinate, allora ho preferito condensare tutto dentro uno zaino. Infatti la cosa che mi è piaciuta molto è che essendo così piccolo, cioè alla fine... La parte... Anzi, non l'ho mai tirato fuori dalla confezione. La cosa bella è che siccome il corpo centrale del Ronin è così piccolo, tu puoi effettivamente permetterti di avere uno zaino in cui hai sia lo stabilizzatore che il corpo macchina con un paio di ottiche. E secondo me questo è un gol per chi sta in giro a fare riprese d'assalto. L'altra cosa che mi è piaciuta è la velocità con cui si monta. Okay. Cioè, tu ormai potevo cronometrarmi, ci vogliono 2 minuti a montare tutto, macchina, bilanciare, fare l'autotune dall'app e sei pronto a girare. Ti sei segnato le linee per il bilanciamento o ormai è diventato... Sni, nel senso che dipende poi da che ottica ci monti sopra, ovviamente ti varia un po' il bilanciamento. E, l'ho usato con vari corpi macchina, quello che ho usato di più però è la GH5S. E la cosa che ho notato è che l'app del Ronin S tende a essere un po' risparmiatrice di batteria e ti tiene sempre i motori bassi bassi. Se tu li tieni come cosa vuole l'autotune, il roll soprattutto tende ad essere un po' suscettibile. Cioè tu se gli dai qualche stecca un po' più forte la macchina può vibrare. Okay. Quindi il mio suggerimento per chi c'ha il Ronin S è di prendere sta rotella della potenza dei motori e metterla a stecca finché non vedi e che non fa. Succede nulla. No. No, succede semplicemente che magari consumerà un po' più di batteria e magari lo tieni un po' più sotto sforzo. Però sono macchine talmente leggere che insomma, secondo me si può mi fare. Mi dicevi che quindi alla fine comunque è comodo da montare. Non a livello di velocità di montaggio, cioè la batteria è questa, non sono riuscito a scaricarla. E quindi ho anche superato un po' il trauma iniziale di pensare che non esiste un caricabatterie esterno per questa batteria. Cioè tu per caricare il Ronin S devi caricarlo usando il Ronin S. Ok. Che inizialmente mi sembrava una follia, però poi effettivamente l'ho tenuto tutta la giornata in uso. Però te ne dico una. Qualche giorno fa è uscito il caricatore. Ce l'avete fatta? Bello. L'abbiamo fatto. Perché almeno così... Cambi la batteria oppure effettivamente la puoi caricare. Perché almeno così se sto su un set in cui magari ho 2 batterie e lo devo usare proprio... Però nel senso io non sono riuscito a scaricarlo. Ti stanchi quindi... prima te. Ti stanchi molto prima te. Però vabbè, come tutti questi oggetti ovviamente uno si inventa le posizioni di riposo più assurde. Cioè io ho trovato degli agganci per tenerlo che non hanno senso.
tipo, ci abbiamo attaccato la piastrina, quello per attaccare il monitor, okay, con la vitarella, e tenevo incastrata la mano sotto il braccetto del monitor. E l'altra cosa che ho notato è che usato flippato, in alcuni, okay, casi può essere un po' più stabile, ma io credo sia proprio un fatto di gravità, cioè nel, okay, senso, se tu lo tieni così tendi ad essere più stabile che se tieni una cosa in bilico, certo, su un bastone. Però poi è stato disegnato per essere usato così. Col grip come ti sei trovato? Fico, il joystick, io mi sono preparato le tre memorie in tre modi molto diversi, okay, quindi mi sono tenuto una modalità. Quindi sull'app sei andato a... Sull'app mi sono andato a personalizzare le varie funzioni. E, allora, su una modalità mi sono tenuto il joystick che con la panoramica in realtà mi controlla il roll. Okay. Così posso fare magari un avanzamento della macchina con la bolla che varia in corsa. Questo perché per il tipo di progetto che stavamo facendo servivano anche delle inquadrature con la bolla che varia. Ok. E quella modalità era con una reattività media, insomma, diciamo che non era né... E dall'app puoi intervenire su tutti i parametri. Certo, tu puoi regolare qualunque parametro legato ai motori del Ronin. Su una seconda modalità mi sono tenuto tutto lentissimo, cioè che se tu fai così col joystick comunque va lentissimo, perché almeno so quelle cose in cui stai dal finestrino della macchina, devi fare comunque un movimento molto dolce e delicato, non hai la precisione di metterti lì, e quindi tutto lentissimo e va da solo. E nella terza modalità invece era quella che usavo più spesso, il joystick era un po' più reattivo, il movimento era abbastanza, la deadband la tenevo abbastanza corta, così insomma dovevo essere un po' più preciso, però avevo più elasticità di movimento. Questo è. Bene, e le altre impostazioni dell'app, tipo hyperlapse, timelapse, queste cose qui le hai sfruttate? Sì, o... allora, ho utilizzato spesso, ma non mi ricordo il nome, però quella che non dialoga con la macchina ma fa semplicemente il movimento. Okay. Cioè tu gli imposti track, un in e un out, forse è track, okay, motion track. Sì, ok, puoi impostare dei punti di inizio e di fermata, esatto, in maniera... Tu gli dici vai da qui a qui e mettici fai un'ora. Okay. E quindi io impostavo sulla macchina un timelapse fotografico, okay, e su questo gli facevo fare il movimento. Li facevo più o meno coincidere come tempo, essendo tutte cose in diurna, quindi con l'otturatore abbastanza veloce non avevo problemi di trascinamento. Certo. Un'altra cosa che mi viene da chiederti, hai usato anche il fuoco? Allora, ho usato il fuoco... Non ho trovato la funzione per regolare la reattività di questo fuoco. Ok, sì, neanch'io. Secondo me è una cosa mancante, perché avendolo usato sulle Lumix, che già le ottiche Lumix, cioè col fuoco elettronico, tendono ad essere un po' complesse da utilizzare, questo c'ha lo stesso problema. Cioè, per passare dal fuoco all'infinito al fuoco a 20 cm è lì questo microscopico movimento in cui devi essere proprio molto preciso. È un po' rosicato, perché è fichissima l'idea di averci una manopola sul lato, okay, del... Quindi le volte in cui l'ho utilizzato, magari il movimento dovevo farlo un paio di volte per farlo uscire come ce l'avevo in testa. E fammi pensare altre cose. C'è un movimento che ho fatto spesso col Ronin, un movimento di macchina, per cui mi hanno preso in giro sempre su questo set, perché utilizzavo il Ronin per fare delle alzate da terra alla mia massima altezza con le braccia, e per farlo sembrava che stessi stendendo della vernice con un rullo, perché tra l'altro facevo nella posizione quella proprio da, per non farsi male alla schiena, no? Con la schiena dritta dritta, uno squat super professionale. Quindi ogni tanto vedevi me in queste vallate, tipo nel nulla più assoluto c'era questo folle che stava con questo coso a fare... che poi ovviamente ti sforzi per essere il più stabile possibile, quindi è molto bello da vedere, secondo me, da fuori, da dentro meno. Come era kittato il tuo Ronin? Quindi hai detto GH5S 818, microfoni, monitor, hai no, allora, accessori? Di accessori, il microfono proprio non l'ho mai montato per questo progetto sulla macchina, perché era tutta una roba per cui c'era il fonico. Quindi quello che facevo con il Ronin erano tutte robe di copertura, mute, potevo anche parlarci sotto, ogni tanto deliravo e parlavo anche da solo mentre giravo. Ho provato a montarci un monitor di questi 5 pollici piccolini da guerra, però alla fine dopo 2 o 3 giorni ho detto no, preferisco guardare nel monitor della macchina, perché comunque lo spazio dietro c'è, l'hanno proprio disegnato per avere lo spazio giusto per vedere il monitor della camera. E avere un monitor attaccato a quello che è il tuo controller per i movimenti, quindi una cosa per cui fai questo, questo vuol dire che ti si porta dietro il monitor e perdi un Ma po', secondo me, l'avevi posizionato. L'avevo posizionato, ho attaccato un braccettino di quelli con lo snodo che ti teneva il monitor di qua. Quindi probabilmente se avessi messo il monitor sopra la macchina
sarebbe stato più comodo da vedere perché la macchina tende ad andare con un movimento più lineare. Certo. Però mettendolo sulla macchina avrei appesantito molto il tutto. Quindi preferivo invece attaccarmelo sulla struttura. Però non lo so, ho preferito alla fine utilizzare solo il monitor della camera, tanto con un grand'angolo i fuochi non è che devi starci proprio super attento e non ci ho fatto dei piani sequenza infernali dove c'hai 150 cambi di direzione fuoco, per cui devi stare super attento. Usavo il monitor della macchina per capire più o meno che cosa stavo inquadrando. E quindi in realtà l'ho utilizzato nudo, così come semplice, mamma... comunque con un kit leggero. Comunque leggerissimo, esatto. Anche perché così ero più rapido per montarlo. Quindi... Come ti sei trovato col braccio? È pesante? No, no, allora io ci ho avuto... Rispetto anche magari al Ronin classico. Rispetto al Ronin classico ovviamente è mille volte più leggero perché è proprio molto più piccolo come corpo. È ovvio che su un attrezzo del genere non monterei magari tantissima roba. Cioè è bello secondo me da sfruttare per quelle situazioni in cui sei zaino in spalla, corpo macchina molto piccolo e devi essere super veloce. Per una situazione di set più elaborata, quindi un film, un videoclip musicale, per cui ho modo di attaccare tante cose sulla macchina, allora continuo a preferire il Ronin, quello più grosso, quello che è un pochino anche più stabile, come movimento lo sento più stabile. E, io la prima Steadicam me l'ho comprata 12 anni fa, ed era... La classica Steadicam. Quella proprio che tieni a mano, era una Glidecam 2000 Pro. Ed era, ancora esiste, ancora intera, cioè proprio un oggetto che non morirà mai secondo me. E quindi il fatto di avere un oggetto abbastanza sbilanciato che ti carica tutto su un braccio è una sensazione che conosco bene. E ovviamente venendo dalla Steadicam tenuta a mano ti inventi tutte quelle posizioni di riposo in cui c'hai questo Ronin appeso alla spalla che te lo tieni così e poi improvvisamente dopo... Ogni tanto lo portavo tipo, sai, caccia alla lepre che tieni la tua preda in questo anch'io modo. Anch'io solitamente andavo in giro con questo coso, che... sì, rischiando di sfondarlo contro i muretti che trovi in giro, però è molto molto bello. L'hai usato col suo treppiede? Con e senza, l'ho usato col treppiede quelle volte che avevo bisogno di avere magari un grip più esteso, no? Cioè nel senso lo devi tenere in maniera più solida, oppure se facevo i timelapse poggiandolo da qualche parte. Però ogni tanto preferivo avercelo un pochino più corto per essere un po' più maneggevole, cioè avere un oggetto meno ingombrante addosso. Hai avuto modo anche di montarlo su altre teste esterne o camera car, cose di no, questo genere? Una cosa che voglio fare è provare a montarla su uno slider motorizzato, così faccio movimento dello slider e ci unisco anche il movimento della testa e impazzisco, mi accamperò qua fuori il nostro studio probabilmente di notte a fare le stelle. Quindi lo troveremo prima o poi in un tuo video. Senza dubbio. Bene. Grazie Matteo e grazie dell'ospitalità. Grazie a te di avermi fatto provare questo scettro del potere fantastico, è stato molto bello. E se anche voi avete provato il Ronin S, scrivetecelo nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Noi ci vediamo qui ogni lunedì e venerdì alle 19 con un nuovo video.